Rieccoci qui insieme, sono le 8 e 9 minuti di martedì 4 ottobre, ancora ben trovati a questa puntata di Buongiorno Bari. Torniamo a parlare di caro bollette. Ne abbiamo parlato ieri con il sindaco, tra gli altri con il sindaco Antonio De Caro, abbiamo parlato dei primi tagli sulla pubblica amministrazione, ma poi i timori dei tanti sindaci. Sì, sappiamo che comunque i comuni in qualche modo dovranno riuscire a trovare le risorse, qualcosa la dovranno necessariamente tagliare. Il rischio che proprio in un momento come questo le risorse del welfare possano essere tra quelle che dovranno subire necessariamente dei tagli. Risorse del welfare che, insomma, stando almeno alle previsioni, dovrebbero essere forse più importanti che mai, visto la crescente domanda da questo punto di vista, le tante famiglie che sono in difficoltà e non solo. E allora questo è il tema di oggi, potete chiamarci allo 080 501 4668 o mandarci i vostri WhatsApp e WhatsApp audio invece allo 080 501 9998, li ascolteremo tutti in diretta. Io la vedo già collegata con noi, do subito il benvenuto all'assessore comunale al welfare del comune di Bari, Francesca Bottalico. Buongiorno assessore, ben trovata. Abbiamo forse qualche problema con il collegamento audio, riusciamo a vederla ma non sentirla, ma insomma è fondamentale parlare con l'assessore. Allora io chiedo alla regia di contattarla telefonicamente. È stato tagliato l'audio, quello è stato tagliato l'audio. I primi tagli. L'assessore ride, sì, facciamoci una risata, ovviamente intanto la stiamo contattando telefonicamente. Allora io approfitterei a questo punto per guardare insieme uno dei sondaggi che abbiamo realizzato proprio sul caro bollette. Siamo stati in giro per la città di Bari chiedendo ai baresi quali tipi di difficoltà stanno attraversando in questo momento. Allora ascoltiamo insieme cosa ci hanno risposto. Un pochetto sì, però un'attività, ma non dei numeri che ci stanno insomma allarmando in televisione. Un 10% quello sì, un 10% sì. Ma guardi, io sinceramente la vedo che innanzitutto Putin veramente sta facendo proprio sporca proprio. E poi io penso che dovrebbero comunque migliorare queste bollette, non peggiorarle, perché noi già stiamo messi alle pezze. Continuando così ovviamente non può che esserci, come si suol dire, ulteriore continuazione di preoccupazione, ma non solo per le famiglie, ma anche nell'ambito lavorativo. Ho saputo di alcuni che insomma non sono riusciti a far fronte al pagamento delle bollette, sono state tagliate, e se non si è dei buoni pagatori insomma hanno anche difficoltà a dover riallacciare i contatti con le aziende. Guardate come siamo combinati adesso, non possiamo far più niente, qua ci vuole una rivolta solamente e basta. Speriamo e di allora, non arrivare a questo punto. Rieccoci qui insieme. Allora, intanto siamo in collegamento telefonico con l'assessore Francesca Bottalico, che risaluto. Bentrovata, assessore. Bentrovati, buongiorno. Buongiorno, assessore. Buongiorno a tutti i telespettatori e telespettatrici. E invece allora, che l'audio abbiamo tagliato il video, quindi di qualcosa dobbiamo fare a meno. Ci accontenteremo della voce dell'assessore, insomma sono importanti le cose che sicuramente ha da dirci. Noi siamo partiti ovviamente dai timori lanciati ieri non soltanto dal sindaco Antonio De Caro, abbiamo ascoltato anche le voci di Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta, di Vincenzo Casone, di Santeramo, insomma tutti in maniera più o meno unanime sono spaventati, anche e soprattutto con la prospettiva di dover intervenire con dei tagli proprio sul welfare. Dunque la prima domanda che le rivolgo, assessore, è quanto è concreto quanto è concreta questa possibilità, e se anche lei ovviamente è spaventata. Sì, Serena, è molto concreta, sono molto preoccupata innanzitutto per le famiglie, per le imprese, ma anche per gli enti locali, perché chiaramente ci sono già stati comunicati anche come assessorato al welfare i tagli che ci saranno in maniera lineare anche sul budget degli assessori, diciamo dell'assessorato e dei servizi del welfare, perché come sappiamo i fondi che noi utilizziamo sono fondi che poi si trasformano in servizi per i bambini, per gli anziani, per le assistenze domiciliari. È un momento molto difficile, un momento che per come in quanto assessorato avevamo già iniziato a vivere durante l'emergenza sanitaria con lockdown, perciò con le perdite di lavoro di tante famiglie che avevano accelerato
e allargato i livelli di povertà di molte famiglie, facendo avvicinare anche l'assessorato al welfare fasce medie, fasce di famiglie che non si erano mai rivolti ai servizi sociali. Perciò sono aumentate già da quel periodo e ora ne stiamo avendo percezione presso i segretariati sociali tantissime richieste di contributi, di sostegno economico, ma anche di servizi, perché chiaramente molte donne socialmente hanno necessità di lavorare per, diciamo, per arrivare a fine mese insieme, diciamo, agli stipendi dei propri mariti, e si richiedono ad esempio l'aumento di assistenza per gli anziani, di servizi educativi per i bambini, affinché, diciamo, i genitori possano impiegarsi a tempo pieno nel lavoro. Inoltre, durante il lockdown molte famiglie non sono riuscite a pagare i fitti, perciò sono aumentati tantissimo gli sfratti abitativi ed una povertà, diciamo, economica, ora si aggiunge anche una povertà, diciamo, abitativa importantissima, una povertà chiaramente energetica, come la stiamo... Sì. Assessore, l'altro giorno, ne interrompo, chiedo scusa un secondo, perché l'altro giorno purtroppo è venuto a mancare un simbolo anche della lotta contro l'usura, che era Don Alberto D'Urso, e sappiamo quanto questa persona sia stata importante, quanto questa figura sia stata importante, non soltanto a livello locale, ma a livello nazionale. Però proprio il rischio, credo, che poi in questo momento è che tutte quante queste persone che si ritrovano in difficoltà poi magari debbano decidano di fare risorso, di fare ricorso, magari di chiedere aiuto non allo Stato ma ad altre persone, e questo può essere un rischio concreto che può portare in una spirale poi da cui non si viene fuori. Come si trova la maniera in questa situazione anche di tenere lontane le persone dall'usura e da chi magari potrebbe portare queste persone su una cattiva strada? Sì, sicuramente questo è il rischio, come anche il rischio può essere quello di aumento della microcriminalità. Penso a tutte le rapine, che, diciamo, e gli episodi che in questi giorni stanno caratterizzando anche la cronaca. Sicuramente noi speriamo innanzitutto che ci siano delle misure del governo che, così come nel periodo di post lockdown, possano un po' sostenere le famiglie, che può essere la rateizzazione delle bollette, che può essere dei bonus, che può essere un'accelerata sui progetti di inserimento lavorativo. Noi in ogni municipio esistono degli sportelli di segretariato sociale che sono un po', in un certo senso, i presidi territoriali, che possono, insieme ai centri di ascolto per le famiglie, che possono orientare, fornire ascolto, sostenere le famiglie. Però sicuramente è un rischio importante. In questo momento è necessario essere sui territori, ascoltare, essere vicina alle famiglie. Infatti, nonostante, diciamo, i tagli che sono arrivati, in parte sono già arrivati anche sul bilancio dell'assessorato, siamo riusciti e continueremo a resistere per mantenere proprio, ad esempio, gli sportelli d'ascolto. E ribadiamolo, infatti, questo anche a chi ci segue, chi è in difficoltà: fate ricorso a tutti quanti i vari sportelli che ci sono nei quartieri, perché in qualche modo magari si può trovare la maniera per cercare di dare una mano a chi in questo momento magari ha difficoltà a pagare le bollette, a comprare, anche a fare la spesa stessa, perché voglio dire, i servizi che vengono messi a disposizione sono tantissimi, quindi magari cercare di non vergognarsi, magari anche di fare di ricorso a quelli che sono gli strumenti messi a disposizione proprio dal comune. Anche credo perché molti si svolgono, immagino, assessore, in totale anonimato, quindi, insomma, noi capiamo anche il senso di pudore delle persone che si affacciano per la prima volta ad alcuni tipi di servizi, quindi state assolutamente tranquilli. Detto questo, però, assessore, lei ha detto, insomma, stiamo resistendo nonostante i primi tagli, dunque non ci sono stati tagli ai servizi. Fermo restando che la premessa è che tutti auspichiamo e speriamo che la situazione si risolva quanto prima, qualora non dovesse succedere, è ovvio che quando parliamo di servizi del welfare sono tutti servizi indispensabili ed essenziali, ma avete già un'idea di quali potrebbero essere eventualmente i primi tagli, i primi servizi a cadere? Serena, io spero che... Mi rendo conto che è una domanda difficile, assessore, me ne rendo conto. Sicuramente cercheremo di mantenere i servizi essenziali, e purtroppo dovremo intervenire ad esempio sulle attività, penso alle attività estive che realizziamo in maniera aggiuntiva, o i contributi alle occasionali alle associazioni di volontariato, o alle attività sportive o alle manifestazioni, che chiaramente sono importanti nel percorso educativo e formativo dei nostri ragazzi,
però chiaramente non sono essenziali, sono essenziali nella loro crescita, mm-hmm. ma non essenziali nella sopravvivenza. Questi potrebbero essere i primi tagli da effettuare. La ragioneria ci ha già comunicato alcune percentuali, chiaramente stiamo cercando di analizzare ogni singola voce di costo per cercare di capire cosa può impattare meno sulla vita e sul benessere delle famiglie. Un'altra domanda che le faccio è se invece ha già idea di quale, perché lei ha anticipato all'inizio della trasmissione, insomma lo ha detto che c'è una domanda che sta crescendo, immagino anche che le telefonate che arrivino, le persone che si rivolgono lì da voi al welfare siano sempre di più. Quali sono invece i servizi che saranno davvero essenziali nel futuro prossimo? Avevo già anticipato, uh-huh. sono già essenziali, sono ad esempio tutte le assistenze domiciliari per gli anziani soli, per gli anziani, per i servizi educativi, per gli anziani che sono a casa appunto di coppie, di giovani uh-huh. coppie che hanno necessità ad esempio di lavorare, la consulenza psicologica che è già esplosa dal periodo del lockdown, non solo per gli adulti ma anche per gli adolescenti, perché chiaramente poi sono disagi che si riflettono anche sulla serenità e sulla crescita dei ragazzi, specialmente sulla fascia adolescenziale, che già col periodo di emergenza sanitaria ha mostrato le prime difficoltà e oggi aumentano in maniera esponenziale. Tutti i percorsi di inserimento lavorativo, noi proprio inserimento lavorativo e inserimento abitativo, proprio ieri abbiamo ad esempio pubblicato un bando importantissimo, invito i genitori e le famiglie a consultare, che è un bando ad esempio sui giovani adulti, perché chiaramente in questa situazione poi le famiglie più fragili, le famiglie che hanno una non autosufficienza, con le famiglie che hanno anche famiglie disabili, sono ancora più preoccupati del mm-hmm. futuro dei propri figli. Sono progetti per l'housing sociale, per l'autonomia abitativa, e speriamo anche con i settori del lavoro e della casa di poter anche permettere di ampliare queste progettualità. Assessore, da un punto di vista politico, la direzione in cui sono andate le elezioni e quelle che sono le proposte che fa il nuovo governo rispetto anche alle idee di welfare, che idea si è fatta? Il rischio di avere colori diversi da questo punto di vista e quindi magari anche posizioni diverse sulla gestione anche del welfare e dell'assistenza può in qualche modo influenzare anche il futuro, a parte poi tutti questi problemi che abbiamo legati alla situazione internazionale e all'aumento dei costi delle bollette. Prima di lasciare la parola all'assessore, assessore mi perdoni, abbiamo una telefonata in linea, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno, senta, buongiorno. Volevo dire due parole all'assessore. Prego. Assessore, buongiorno, io sono una cittadina. Lei ha detto poc'anzi di resistere, la prego, cioè non a lei solamente, perché ovviamente lei fa parte di un'equipe e tutto quanto, c'è una gaggiera. Per favore resistete, perché la gente ha bisogno. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie, grazie mille alla nostra ascoltatrice. Vabbè, assessore, è prioritario che lei risponda e poi insomma parliamo del resto. Sì, nel senso che sono contenta che di questa fiducia che i cittadini comunque continuano a mantenere verso l'istituzione, mm-hmm. che per noi è fondamentale. Dobbiamo resistere, ma anche dobbiamo lottare. Io fra qualche giorno sarò a Roma, nuovamente nelle commissioni welfare, dove ci si confronta con tante altre città metropolitane, proprio per esporre e per proporre al governo di mantenere certe misure, penso al reddito di cittadinanza, certo trasformato nelle sue caratteristiche, ma che ha rappresentato per adesso uno strumento importante per tantissime famiglie in situazioni di povertà, ma anche ad esempio l'approvazione del piano delle non autosufficienze, che era stato bloccato prima delle elezioni e che porta in sé altre risorse proprio per gli anziani, le persone fragili e la non autosufficienza. Dobbiamo resistere e non dobbiamo cedere per continuare quello che è stato
costruito mm-hmm. in questi anni sui diversi temi, dai diritti civili al contrasto alle povertà, alle politiche di contrasto alle povertà educative ed economiche, ma anche avanzare nuove proposte per nuove povertà che si stanno evidenziando, come la povertà energetica ne è dimostrazione. Allora, Abbiamo il nostro secondo sondaggio realizzato da Michele De Nora, in cui ascoltiamo un po' anche quelle che sono le impressioni e le voci dei baresi su questo tema. Allora, andiamolo a sentire. È incertezza per il prossimo inverno. Come state vivendo voi questa incertezza, ma come guardate al futuro? Ah, io dico di prendere sempre da esempio dei nostri nonni, staccare tutto e ritornare alla vecchia e buona legna, è l'unica cosa. Ma noi speriamo soltanto nella vincita della nuova destra, soltanto in quello speriamo, almeno in quello. Ovviamente non si può andare avanti così, è diventata veramente dura. Un po' di luce, un lampo di luce ci vuole sempre, un po' di ottimismo ci vuole sempre. Avendo anche tutto sommato un'amministrazione diversa, speriamo che possa in qualche modo venirci incontro. Certo, non è facile, perché la vita quotidiana si deve svolgere normalmente, quindi il forno potremmo accenderlo di meno e la lavastoviglie un po' meno, però bene o male la vita corre lo stesso. Mi viene da dire al Padre Eterno, però da un punto di vista insomma, politico, sociale, dobbiamo necessariamente far terminare il conflitto. No, c'era un elemento che mi faceva sorridere sentendo questa cosa, perché è una riflessione che ho fatto io ieri, il fatto che tutti quanti dicono accenderemo i camini, quando poi in realtà puoi accendere il camino uno non ci pensa, però sono polveri sottili che vengono immesse poi nell'atmosfera, quindi si crea ancora più inquinamento, quindi aggiusti una cosa e ne rompi un'altra. Sì. Più che altro, assessore, c'era un'altra considerazione che volevo condividere con lei. Durante l'emergenza pandemica sono state di grandi sostegno ad esempio le associazioni di volontariato. Ecco, si sta aprendo un nuovo momento in cui probabilmente l'attività del terzo settore potrebbe essere davvero molto importante, soprattutto per le persone in disagio, in condizioni di disagio. Detto questo, però, anche le associazioni di volontariato stanno subendo il caro bollette, rincari dei prezzi. Sono tante le associazioni che ad esempio stanno chiudendo, che non riescono a mantenere la sede. Insomma, è un cane che si morde la coda, assessore. Sì, Serena, hai detto benissimo, il caro bollette, il caro energia sta colpendo molte associazioni di volontariato, ma anche cooperative sociali. Sì. C'è chi rinuncia a partecipare perfino agli avvisi pubblici mm-hmm. di contributi, o chi addirittura chiede un cambio di mansioni, perché chiaramente in questa situazione sta aumentando l'inflazione, i contratti sì. collettivi anche degli operatori sociali non sono per niente aggiornati con i nostri costi di vita, e c'è perfino una fortissima richiesta di lavoro e di ricerca di personale che non viene soddisfatta, perché chiaramente sono lavori difficili dal volontario, ma anche dell'operatore sociale. Sono lavori molto difficili, impegnativi, ma anche molto poco retribuiti. Mm-hmm. Perciò c'è anche un vuoto che si sta creando. Proprio l'altro giorno parlavo con alcune cooperative che non riuscivano a trovare figure per l'assistenza domiciliare, OSS o figure mediche o educatori, proprio perché siamo un momento che sta incidendo anche sulle scelte professionali, specialmente dei giovani. Certo, certo, così. E questo chiaramente incide. Sì, molte associazioni hanno lasciato le sedi, alcune associazioni si sono riunite per poter ottimizzare le strutture. È importante in questo senso, io sto anche lavorando in questa direzione con alcuni assessorati, ad esempio sulla costruzione, penso sulla città di Bari, di una sorta di casa delle associazioni, perciò dei luoghi pubblici dove le diverse associazioni possano avere un presidio, possano condividere l'abitazione, però con la compartecipazione del comune stesso. Pensiamo alla casa associazione ad esempio progettata sull'ex caserma Rossani, o speriamo anche che alcune strutture ad esempio sul waterfront vengano destinati proprio a finalità sociale. È anche un contributo ulteriore che si può offrire alle associazioni, ma anche al territorio stesso dove la sede è ubicata.
Però insomma non è ancora il momento di disperare, insomma io non vorrei lasciare i nostri ascoltatori con un senso di panico, di terrore, non è così, si tratta davvero di parlare di quello che accade ed eventualmente di arrivarci preparati, anche perché assessore, comunque chiudiamo con una nota positiva, ad esempio le oggi pomeriggio sarà l'inaugurazione di un nuovo centro diurno, quindi si inaugurano ancora tante cose belle. Sì, certo, oggi pomeriggio inauguriamo il 14° centro diurno per i minori di prevenzione, i prossimi giorni inaugureremo un altro centro antiviolenza, ma ci sono appunto ieri, siamo riusciti anche come assessorato ad avere l'approvazione di tutti i progetti PNRR, ne abbiamo pubblicato ieri un secondo, ma ne pubblicheremo altri che permetteranno di avere almeno per adesso delle risorse direttamente utilizzabili dagli stessi cittadini, in termini sia di ristrutturazione di abitazioni dove abitano appunto disabili, ma sia anche in inserimento lavorativo attraverso strumenti tecnologici. Siamo preoccupati ma fiduciosi, speriamo anche perché il welfare non ha colori, io lo dico nei consigli comunali, ma spero che sia anche, diciamo, lo dico a tutti i livelli, la povertà, i nostri bambini, le nostre famiglie non hanno colore, non ci sono posizioni. Certo, ci sono dei messaggi a volte contrastanti su alcuni temi, come ad esempio i diritti civili, ma abbiamo bisogno di lavorarci insieme. Probabilmente quando poi si tocca con mano i problemi della gente, dal governo alla regione, ai comuni, poi un po' si anche rimodulano alcune idee, alcuni strumenti, perché poi bisogna sempre mantenere, cioè far restare al centro più che la politica le persone e intorno alle persone, al loro bisogno, ai loro desideri anche costruire le politiche. E su questo noi ci fermiamo, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Intanto grazie all'assessore al welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, grazie mille, buona giornata. Grazie.